Prendete una Ferrari 365 GTB 4 Daytona e proiettatela nell'iperspazio e avrete la nuova Ferrari 12 cilindri, dove 12 cilindri naturalmente non sta solo a indicare l'architettura del suo motore, bensì è il nome proprio, il nome dell'erede dell'812 Superfast. Con questa GT Flavio Manzoni, responsabile del centro stile, ci stupisce ancora una volta. E sì, perché mette insieme un richiamo forte alla mitica Daytona, ma con un posteriore modernissimo e assolutamente inedito. Muso lunghissimo, abitacolo compatto, coda corta, per una Gran Turismo le proporzioni perfette. Manzoni, insomma, la pensa come un certo Enzo Ferrari, cioè non solo che i buoi devono stare davanti al carro, ma che il disegno di un oggetto deve esprimere soprattutto pulizia ed eleganza, più che cattiveria. Davanti il richiamo alla Daytona d'epoca è evidente, e non soltanto per la fascia piatta tra i fari. Piatto anche il cofano, bombato ai lati per fare spazio ai muscolosi passaruota, e fuso insieme ai parafanghi, dando vita così ad una sorta di cofango. E anche quel piccolo riporto a trapezio a lato dei fari ricorda proprio le frecce della Daytona. Ma la coda è tutta un'altra storia, ne riprende le rotondità, ma è pulita, elegante e terribilmente originale. Il pezzo forte è un delta nero che include il lunotto, si allarga fino ai lati della coda e disegna una curva in tinta con la carrozzeria che attraversa la 12 cilindri da un lato all'altro. Insomma, un tocco da maestro più difficile da descrivere che da mostrare. Ma un 12 cilindri Ferrari non ha forse bisogno di un'ala per evitare il decollo? Attenzione, perché le due parti laterali del delta nero sono proprio due alette attive che entrano in funzione fra i 60 e i 300 km orari. È un'altra soluzione geniale e brevettata per conservare una coda pulita ed elegante, un grande lunotto per una visibilità posteriore inaspettata e un grande portellone per caricare tanto e senza fatica. Lo avete capito? Quel delta nero della 12 cilindri è il vero marchio di fabbrica. E all'interno, beh, puro sangue Docet, continua la filosofia del doppio cockpit con due grosse palpebre dedicate a pilota e passeggero. Dietro il volante capacitivo c'è lo schermo da 15,6 pollici della strumentazione. Più a destra trova spazio lo schermo da 8,8 pollici. Al centro, infine, uno schermo da 10,25 pollici per le tradizionali funzioni di infotainment. Sul tunnel centrale sembra come sospesa una fascia in metallo con la ristilizzazione del selettore del cambio, cancelletto e l'alloggiamento per la chiave, che è un elegante card con il cavallino smaltato. Un optional per il quale vale spendere un po' di soldi? Beh, secondo me è l'impianto Hi-Fi Burmester da 1600 watt, con la bellezza di 15 altoparlanti. A sorpresa, la 12 cilindri riceve fin dal lancio la compagnia della 12 cilindri Spider, ma altrettanto a sorpresa, la versione a cielo aperto sembra avere un pizzico di fascino in meno. Sarà per la vista posteriore, col delta nero che diventa una fascia che chiude la coda e che mitiga l'effetto scenico della coupé. Ehi, non che il coperchio del tettuccio rigido con le due classiche gobbe Ferrari dietro i poggi a testa non appaia un dettaglio squisitamente del cavallino rampante. Che sia coupé oppure Spider, beh, l'abito seduce, ma non deve distrarre dal suo prezioso contenuto. Apri il cofango e fuochi d'artificio. La più recente evoluzione del 12 cilindri Ferrari è un 6,5 litri di cilindrata aspirato, montato in posizione anteriore centrale con bancate a V di 65 gradi, capace di erogare la bellezza di 830 cavalli a 9500 giri. Sì, è un regime di rotazione quasi motociclistico ed è reso possibile grazie alla riduzione del peso di alcune componenti, come le bielle in titanio e i pistoni in lega di alluminio, all'adozione della soluzione dito a strisciamento derivata dalla Formula 1 per la distribuzione, infine a un albero motore più leggero e sottoposto a una equilibratura sopraffina. Tanta potenza, è vero, ma anche tantissima coppia, sono 678 Nm a 7250 giri, di cui l'80% già disponibile a 2500 giri. Anche sulla coppia è stato fatto un gran lavoro, sia sull'hardware come condotti, albero a camme e trombette a geometria variabile, ma anche con un software in grado di modificare il picco massimo in funzione della marcia inserita. Per la cambiata, la 12 cilindri si affida a un sistema a doppia frizione DCT 8 rapporti che promette tempi di passaggio marcia inferiori del 30% rispetto ai precedenti modelli che montano il V12. E tra i pilastri dell'emozione al volante non poteva mancare il sound. Quello della Ferrari 12 cilindri può contare su due condotti 6 in 1, accordati per il timbro e per regalare una migliore erogazione. Ferrari non ripudia la strada dell'elettrificazione con un modello inedito 100% a batterie in arrivo nel 2025, ma il V12 della 12 cilindri è un termico puro,
beve solo benzina, niente aiutini dalle batterie. Per finire, giusto due parole in tema di driving dynamics. Tanta tecnologia by wire, dall'acceleratore ai freni, questi ultimi in grado di reagire con curve differenti alla pressione sul pedale e di dosare la frenata su ogni singola ruota. Il 48,3% del peso grava sull'asse anteriore, mentre il 51,7% è su quello posteriore, sinonimo di tanto equilibrio. E i 20 mm in meno di passo rispetto all'812 Superfast garantiscono tanta agilità in più. Ma non paghi, gli ingegneri Ferrari hanno deciso di dotare la 12 cilindri anche delle quattro ruote sterzanti. Le ruote posteriori possono girare in perfetta sincronia, in fase o controfase, ma anche ruotare in autonomia con angoli differenti per migliorare sia l'agilità tra le curve o in manovra, sia anche la stabilità. Gli ordini aprono ora, ma le prime Ferrari 12 cilindri le vedremo su strada solo entro il terzo trimestre del 2024. Le guiderà chi potrà permettersi di spendere 395.000 euro almeno, ovviamente esclusi gli optional, e sono davvero tanti. Nel 2025 invece è previsto l'arrivo della versione a cielo aperto, la Spider, che però ha un costo di 435.000 euro. Noi ve l'abbiamo descritta, ma adesso tocca a voi giudicarla. Ditemi cosa ne pensate della nuova supercar 12 cilindri del Cavallino Rampante. Lasciate un commento qui sotto se vi è piaciuto il video, mettete un like, ricordatevi l'iscrizione al canale YouTube Motorbox TV e di attivare la campanellina per tutti gli aggiornamenti. Non scordate i nostri social, Facebook, Instagram, X e TikTok, ma soprattutto il nostro sito www.motorbox.com. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.